Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è un'analisi di un mazzo. Porto uno dei pochi deck della nuova espansione che mi ha convinto. Vi dico la verità che fra il box, i mazzi che ho preso per i fatti miei e i mazzi che ho sbustato con i sealed, penso di aver trovato tre deck meritevoli di essere giocati di questo nuovo set e basta, che è un po' deprimente. Però piano piano vorrei farveli vedere, analizzarli insieme e magari qualcuno può prendere spunto per capire come utilizzare determinate carte che ha anche nel suo mazzo o farsi un'idea di qualche strategia carina. Il senso di questi video è questo. Quindi cominciamo col mazzo di oggi. Il mazzo che vediamo è Perla Scintilla Operaia del Whisky. L'ho sbustato nell'unboxing del box di 2 o 3 settimane fa, adesso non ricordo precisamente. E è uno dei pochi che si sono salvati in mezzo a tutti quei mazzi, quindi complimenti al deck. Lo porto anche per un altro motivo, ovvero che il sas lo valuta in maniera molto bassa, credo che sia un 72-73 secondo il sas, quando nella realtà di fatti batte anche il mio 91 sas del vecchio set e la stragrande maggioranza di mazzi del set nuovo contro cui l'ho provato, sia miei sia dei miei amici. Quindi il deck funziona bene, ogni tanto capita che il sas non capisca una cippa, quindi non prendetelo come se fosse il messia, i mazzi vanno sempre provati e sperimentati, almeno 4-5 partite dovete farvele con i deck. Quindi, prima vi faccio vedere le carte vagamente, tanto più o meno ormai tutti sapete che cosa fa ogni carta. Abbiamo biblioteca, infilzare, infilzare, Expion, ruminatore, anacleto in 2x, viaggiatore, aiuto, scissione, trapianto, ricerca da tagliagola, questo chiude Logos, Rotas, Barrister, Anahita, doppio cavaliere grigio che ti dà la possibilità di scombarci male. Sia Maros in 2x, luce accecante, più sono grandi, castigo, prendere ostaggi, energia curativa, ufficio doganale, consegna speciale, Yazzie Gang, Shuriken, Miasma, Veleno, Ronnie, 5x di Ratto della Piaga e così si conclude il mazzo. Se avete contato, le ambre totali che genera il mazzo sono 12 solo buttando carte, ma quando ti entrano le combo ne generi tanti 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 di più. Il mazzo è molto 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 buono per controllare bene la board, per controllare anche le ambre. Ci sono un po' di combo che vi farò vedere poi. Una volta che comunque riesce a fare il suo gioco, a mettere giù i ratti oppure a mettere giù Anacleto con di fianco Viaggiatore e a cominciare a plussare, il deck entra. E non ce n'è più per nessuno perché plussi talmente tante carte, peschi talmente tanta roba. Il problema brutto arriva quando invece anche mulligando non vedi la mano buona, magari ti capita uno Shadow senza sorci o ti capita Sanctum, ma le carte morte che non fanno nulla e prendi le pizze. L'altra cosa brutta è che ci sono un sacco di carte un po' mortine, soprattutto in Sanctum, che sono molto situazionali, che solitamente ti ritrovi a voler tirare solo per ambra. Ed è come se non facessero nulla per te. Quindi cosa ha di figo il mazzo? Intanto la prima interazione veramente ottima che mi sta piacendo tantissimo è questa combo. Scissione binata con trapianto dimensionale oppure ricerca da tagliagola. E come funziona tutto ciò? Molto semplice, quindi tocca a te con trapianto dimensionale in mano. L'avversario deve avere un sacco di ambra, magari sei già in zona a rischio forgiata ancora meglio. Tiriamo scissione, gli facciamo guadagnare un'infinità di ambra, quindi metti caso che ne ha 7, gli raddoppiamo va a 14 e poi tiriamo trapianto dimensionale. Fa la chiave, tutta l'ambra che avanza arriva da noi. L'avversario il 90% delle volte non ha alcun modo di levarci l'ambra che ci prendiamo da trapianto e la partita finisce lì. Purtroppo è counterabile da troppo da proteggere, è counterabile da un altro trapianto dimensionale. Se l'avversario se la aspetta è difficile che ci caschi facilmente, però se non se l'aspetta è un'ottima combo che fa vincere partite quando risolve. Ricerca da tagliagola invece non è proprio eccellente perché la vuoi fare proprio in situazioni di emergenza, però anche questa può ogni tanto andare in combo con la scissione. Che porti l'avversario a più di 8 ambre, gliene rubi 2, magari te devi fare l'ultima chiave, l'avversario deve solo fare la seconda, gliela fai fare però forgi anche tu. L'altra cosa bella del mazzo è il doppio Anacleto, di cui possiamo abusare malissimo perché abbiamo la possibilità di metterlo di fianco ai ratti, oppure lo possiamo mettere di fianco ad esempio a una carta che può essere un cavaliere grigio, oppure può essere una Barrister che forse è anche meglio in tante situazioni perché impedire all'avversario di raccogliere è una cosa incredibile, ma la combinazione migliore, la combinazione più forte è quella che fai quando hai Anacleto con di fianco un viaggiatore temporale perché l'avversario se ti spacca viaggiatore in qualche modo prima di levare Anacleto
te lo fa mettere negli archivi e tu uno dopo te lo riprendi, altro pezzo d'ambra, altre due pescate. Puoi sempre decidere tu nel tuo turno, in caso sopravviva, di schiantarlo. Capite anche voi che cominci a plussare quelle 4, 6, 8 carte e non c'è modo, cioè l'avversario non ha più modo di tenerti quando peschi così tanto e guadagni ambra. E c'hai tutto quello che può fare il mazzo, quindi è veramente fortissimo. Però è una combo un po' lenta, non so neanche se si può chiamare combo di sé di per sé, perché comunque richiede un bel setup. Anche qui è counterabile molto facilmente, perché basta che ti spaccano Anacleto prima di andare a romperti il viaggiatore o qualunque cosa di fianco. Altra combo interessante è il doppio cavaliere grigio, perché con due cavalieri grigi hai la possibilità, quando li vai a giocare, di ripristinare e combattere, oppure se c'è campo vuoto, ripristini e raccogli, ripristini e raccogli. Comincia a essere un pelino pesante come cosa. Ovviamente c'è la regola del 6, quindi non puoi andare a utilizzare o ad abusarne all'infinito, perché sennò faresti 8 milioni di ambre. Non fa assolutamente schifo buttare su un po' di ambre. Altra carta molto sottovalutata di questo mazzo è che tutti quando la vedono si mettono a ridere, ma non capiscono che è una delle più vive qui dentro, è Anahita la Mercante. Cosa fa Anahita? Raccogli e vai a cedere il controllo di un artefatto amico al tuo avversario. Se lo fai, lui ti devi dare due pezzi d'ambra. Che sembra molto debole, ma intanto è una giocata che quando risolve ti dà tre pezzi d'ambra. Quindi c'hai il suo raccolto e i due che ti devi cedere all'avversario. E in più puoi cedere all'avversario uno di questi tre artefatti. Abbiamo consegna speciale, ma non l'andremo a cedere mai, oggettivamente, perché tutte le volte la risolvi il turno dopo consegna speciale, solitamente. Ufficio doganale, che è una delle carte più sottovalutate di sempre, anche nel vecchio set lo era. E cosa fa? Il tuo avversario ti deve pagare uno per giocare un artefatto. Solitamente è una carta assolutamente stupidissima e assolutamente ignobile, ma contro il mazzo giusto, contro un mazzo che è basato magari di artefatti, oppure che ne ha comunque più di 4 o 5, diventa molto pesante, perché l'avversario a quel punto è costretto o a scaltarli direttamente, che è sempre una cosa un po' sbagliata, perché solitamente gli artefatti sono lenti, ma sono carte che ti danno molto valore quando poi riesci a risolverle, a giocarle, oppure le giochi e ti devi pagare e quindi vai avanti di ambra. E col nuovo set, quando vai avanti di ambra, è molto difficile poi recuperare o andartene a cavare le ambre che hai. Oppure ancora l'altro artefatto che possiamo decidere di dare è la biblioteca di Bubble. Può essere una buona idea dare la biblioteca se l'avversario non ha Logos, può essere una buona idea dare l'ufficio doganale se non abbiamo più intenzione di tirare nessun artefatto. Consegna non la date mai, però c'è possibilità di farla scombare. È difficile perché è difficile, sono solo tre artefatti in tutto il mazzo, però se capita è un buon modo di fare ambra. Altra combo molto figa che abbiamo è Shuriken con i 5 ratti, perché se vediamo Shuriken dopo un po' di tempo, possiamo tranquillamente prima raccogliere con i sorci e poi spaccarceli con Shuriken e fare un bel po' di ambre. Insomma, facciamo uno, due o tre pezzi se proprio va da Dio. E con i raccolti andiamo a una chiave praticamente quando tutto va bene. Quindi anche Shuriken solitamente non è una gran carta, perché vi dico la verità che col nuovo set mostri satoli piccoli da uno ce ne sono veramente pochi, a parte i ratti e qualche altra robina sfusa in giro e la streghe. Ma quando riesci a risolvere, quando hai una cosa del genere da fare nel mazzo e non ti dispiace di romperti la tua roba, funziona molto bene. E questa è un'altra combo che dà altra ambra. E per concludere, perché sennò qui vi tengo fino a domani mattina, abbiamo due pair di Marrows e l'uno pair di Barrister. Non sono fantastiche come carte, vi dico la verità, non sono fantastiche, però hanno un'utilità qui dentro, ovvero quella di andare assolutamente a spegnere il raccolto del mazzo dell'avversario e farci guadagnare tempo per andare a trovare le carte che ci servono per andare noi a vincere la partita. Perché quando c'è Marrows, se lui raccoglie, catturiamo, e se c'è Barrister, lui non può raccogliere. Tutte le altre carte che non vi ho fatto vedere del deck non è che sono scarse, però sono carte che funzionano bene da sole, fanno quello che devono, ma non hanno particolari interazioni con altre cose che abbiamo qui dentro. Quindi se capita di utilizzarle bene, bene, diversamente, non comunicano con tutto il resto del mazzo. Quindi appena ci sarà Crucible disponibile e aggiornato col nuovo set, se mai riusciranno ad aggiornarlo. Spero di sì, e magari qualcuno di voi è intenzionato a provare questo mazzo, posso solo darvi un paio di consigli, ovvero se volete andare primi dovete sempre tentare di andare a cercare di prima mano Logos, quindi Viaggiatore e Anacleto, nel limite del possibile perché è la migliore apertura che potete fare. Diversamente, se non c'è verso di beccare Logos, perlomeno provate di andare a pescare Sanctum e di buttare giù o la Barrister oppure un Marrows di primo turno, che non sono favolosi come vi ho detto anche prima, però vi danno un po' di presenza sul terreno e l'avversario sa che se deve dare una mossa, levarli con gli effetti da combattimento oppure non raccoglie per il resto della partita.
Quando andate secondi, dipende sempre che tipo di mazza avete contro, se avete possibilità di vedere la lista, se non potete vedere la lista, andate sempre su Logos, perché è un buon inizio vedere Logos anche quando si va secondi. La giocata dell'Anacleto col viaggiatore è sempre buona, quindi se riuscite a farla anche quando andate secondi, tanta roba. Ombre non vi dico mai di cercarlo, perché Ombre lo vuoi vedere a partita inoltrata. Non vuoi cominciare con solo un ratto in mano, oppure due ratti in mano per pulire solo una creatura d'avversario, ma se le cose vanno bene, ne vuoi tirare due o tre tutti insieme per pulire una board intera. Per pulire solo una o due carte non vale quasi mai la pena di buttare i ratti, perché una volta che li butti sul tavolo si possono beccare di tutto, te li possono andare a bannare, te li possono archiviare, magari se non hai modo di pescare o non, il mazzo non gira bene non li vedi più. E questo direi che conclude la nostra analisi del mazzo, ragazzi. Detto questo, io vi saluto. Se qualcheduno ci sarà al World Tour di Bologna, ci vedremo lì. Questo fine settimana, per chi segue anche i video di Yugi, lo dico qui, ma forse lo dirò anche su Discord, non so se sarò lì a Bologna anche domenica, in caso non ci sarà la live domenica sera, purtroppo. Però lo saprete domenica, dipende come va sabato, se vinco qualche cosa oppure se non vinco neanche una moneta di cioccolato. E niente, detto questo, un saluto a tutti e ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi!